È stato un impegno importante per la FIPSAS, Federazione Italiana Pesca Sportiva, Attività Subacquea e Nuoto Pinnato, organizzare tra il 17 e il 19 novembre a Lignano Sabbia d'Oro la prima edizione dei campionati del mondo di apnea e nuoto pinnato per diversamente abili. Sotto l'egida dell'ACMAS, Confederazione Mondiale delle Attività Subacquee, con il patrocinio del CIP, Comitato Italiano Paralimpico, e il supporto di Suzuki. Tre giorni di gare per i numerosi atleti provenienti da ben quattro continenti: Europa, Asia, Africa e Oceania. Con la CIMAS, inoltre, che ha ufficializzato l'ingresso dell'apnea e del nuoto pinnato paralimpici nel calendario della prossima edizione dei World Games, in programma in Cina nel 2025. Ed infatti, il campionato del mondo di Lignano Sabbia d'Oro è servito anche per selezionare gli atleti che vi parteciperanno. Nella giornata di venerdì 17 novembre si è svolta la cerimonia di apertura all'interno della piscina olimpionica, quindi ai bordi della vasca da 50 metri, con la sfilata di tutte le nazioni partecipanti, alla presenza delle autorità locali con il consigliere regionale Carlo Grillo e l'assessore allo sport del comune di Lignano Sabbia d'Oro Giovanni Germano. Oltre ai vertici CIMAS, con il presidente Anna Arzanova, e di FIPSAS, con il presidente del settore attività subacquee e nuoto pinnato, Carlo Allegrini. Eravamo presenti con le nostre telecamere a questo importantissimo evento, che documenteremo con la realizzazione di tre puntate speciali dedicate alla manifestazione. Quindi, via al primo mondiale di apnea e nuoto pinnato per diversamente abili, ascoltando proprio le interviste raccolte a margine della cerimonia inaugurale. E io aggiungerei una giornata importante per un insegnamento che questi ragazzi, queste ragazze, questi atleti formidabili ci danno nel loro proseguire un percorso di vita sicuramente impegnativo. Sta a noi metterli nelle condizioni più favorevoli perché questo insegnamento di sport poi si realizzi anche nel corso della loro vita. Una giornata importante per la nostra città, un evento che si organizza per la prima volta a livello mondiale e per noi è un grande onore ospitarlo qui nella nostra città. Una città che cerca di migliorare sempre di più i servizi e di garantire sempre più sostegno alle persone con abilità diverse. E l'inclusione sociale per noi è importante e l'amministrazione si sta attrezzando sempre più con un piano per l'abbattimento delle barriere architettoniche e quindi corriamo insieme questa grande opportunità. Una buona permanenza a tutti gli atleti, agli organizzatori e agli accompagnatori in particolar modo, perché senza di loro un evento come questo non potrebbe essere organizzato. Grazie ancora a voi tutti. Dopo l'Eudi Show eravamo nel dubbio, adesso possiamo dire che è una certezza. Con oggi, con la cerimonia d'apertura, sono iniziati il primo campionato mondiale paralimpico di nuoto pinnato e apnea. Cosa dire? Noi speriamo di aver dato il là allo sviluppo di questo progetto che mancava l'ACMAS, perché poi è l'ACMAS che deve comunque sviluppare il progetto verso il CIO. Noi ci siamo stati, ci siamo presenti, abbiamo investito e ora diciamo finiamo il campionato, speriamo che tutti i ragazzi, soprattutto per loro è stato fatto, ritornino a casa con qualcosa di importante, perché poi è quello che conta. Sì, la confermo, iniziano tutti così, noi mancava questo settore a livello mondiale perché in Italia noi sono anni che ci lavoriamo e adesso a livello mondiale è iniziata oggi. La strada forse è un pochino più breve del normale e secondo me è molto più, con un po' di impegno ci si può arrivare veramente. Yeah, this is an absolutely great day because this is the first championship. We were dreaming to start this competition long time ago because we have people who want to compete and it's very important for them and for us that they are here today and they can compete in the official world championship. Allora, questa è una giornata molto importante perché era una cosa che avevano sognato da molto tempo. E quindi perché c'erano tante persone che volevano partecipare a questo mondiale.
Thank you. We talked about this opportunity with FIPSES a long time ago, and now it's happened. I'm really very helpful, very thankful to FIPSES and to the government of Lignano-Sabbiadoro and the region that they help in this fantastic event, organize this fantastic event. Allora, è molto grata per l'organizzazione di Lignano-Sabbiadoro e per la struttura che sono riusciti a creare e a fare questo evento. And we have athletes from four continents here. E qui abbiamo atleti da quattro continenti. Thank you so much. Grazie mille. La mattinata del 17 novembre è proseguita invece nella vasca da 25 metri con le prime gare del campionato mondiale di nuoto pinnato, ovvero i 25 metri apnea maschi e femmine e i 25 metri pinne maschi e femmine. Gli atleti, divisi per categorie, hanno dato vita ad emozionanti ed avvincenti gare mettendo in vasca tutta la loro forza agonistica e al termine delle competizioni si è svolta la cerimonia di premiazione, dove abbiamo raccolto le impressioni di Katia Aere, campionessa paralimpica e medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo del 2021 nella disciplina dell'handbike, di Anastasia Diodorova, atleta russa, e di Mirko Luppi, atleta dalla forza agonistica eccezionale.
io credo che tutti i ragazzi che sono qui oggi stanno dimostrando, insomma, che lo sport va veramente al di là di ogni tipo di barriera, di limite. Basta crederci, basta divertirci in quello che facciamo e basta vedere i sorrisi che ci sono qua, e dimostrano, insomma, che stiamo facendo la cosa giusta e stiamo dimostrando che si può fare. Thank you very much. I'm very happy. È molto contenta di essere qua e le ringrazio un sacco per l'opportunità e ha detto che per lei è un sogno partecipare a una di queste gare e di far parte di questa famiglia di Big Family. E non tanto difficoltosa, perché non erano così difficili, più che altro bello rifare il 25 apnea con la monopinna, perché è quello che ho fatto per tutta la vita da ragazzino e la monopinna è un attrezzo veramente bellissimo da usare, quindi quella è stata soprattutto la parte più bella. Difficile perché non è facile usare quell'attrezzo lì. Nel pomeriggio, sempre di venerdì 17 novembre, le gare si sono trasferite nella vasca da 50 metri ed il focus era tutto sul tentativo di record degli atleti di punta della nazionale italiana, ovvero Ilenia Colanero, Alessandro Cianfoni e Fabrizio Pagani. La disciplina era quella dell'apnea senza attrezzi. Per Ilenia Colanero e Alessandro Cianfoni è stato record e medaglia d'oro con due prove veramente sorprendenti, che vediamo subito insieme alle interviste realizzate al termine della gara.
caldo di così non si può. Complimenti Ilio, un nuovo record, sei stata grandiosa. Grazie, grazie. Il risultato è stato quello che cercavo, volevo virare i 50 metri e fare rana con solo le braccia in una vasca da 50 metri, credetemi che è davvero molto impegnativo e molto duro. Siamo stati tutti bravi, ho visto anche le altre ragazze, tutte vicino alla soglia dei 50 metri, stiamo crescendo tanto e questo è un risultato che porto a casa ancora più soddisfatta delle altre volte. Appena sei uscita dall'acqua, la prima cosa che ti ho sentito dire è stavolta è stata tosta. Sì, stavolta è stata dura perché purtroppo ho avuto una brutta settimana a casa, ho papà ricoverato, il giorno prima che partivo è stato ricoverato per un'ischemia, quindi i pensieri diciamo che non erano dei più positivi in acqua e quando sei sott'acqua se non cancelli tutti i pensieri è dura, poi fisicamente fare la vasca da 50 è veramente pesante, non so tutti questi ragazzi come fanno anche loro, siamo forti, siamo tutti forti. Brava Ile. Grazie, grazie mille. Alessandro Cianfoni, direi che più a caldo di così questa intervista non si poteva fare. Un po' freddo. Adesso un po' freddo. Hai fatto un'impresa incredibile. Prima ho sentito che ti dicevano sei anche bello da vedere. È proprio vero, sei anche bello da vedere. Una ragazza? No, me l'ha detto sì, l'allenatore di Ilenia. Mi dicono che insomma in acqua abbia uno scivolamento particolarmente fluido ed è infatti la parola che cerco di ripetermi, fluido, morbido, anche efficace, ecco, non voglio dire potente, cioè, bisogna cercare di non strappare, non consumare, però conto le bracciate e vedo se l'avanzamento frena. L'acqua è con me da quando ero piccolo così.
è stata la mia passione da sempre, volevo trovare un lavoro, una vita che mi portasse vicino al mare, non è stato possibile, ma insomma ricerco le scintille nella vita e ho ritrovato questa con l'apnea adesso. Quando ci siamo visti qualche settimana fa a Bologna mi hai detto voglio prepararmi bene perché a Lignano voglio fare bella figura. Direi che ci sei riuscito alla grande. Sì, non ho fatto il massimo, non ho tirato tutto, anche perché qui era per la prima volta, si applicavano delle regole di categoria, quindi io dovevo cercare di vincere la mia categoria, non andare a fare il record del mondo o il mio personal best. Però chiaramente ci tenevo a fare una misura di valore sportivo e mi sembra di insomma che le cose siano andate insieme. La stagione poi mi permetterà di osare un po' di più. E comunque un'altra cosa che ci siamo detti l'altra volta, finalmente siamo a un mondiale e vedere, direi, una buona partecipazione per essere il primo mondiale per disabili fa solo buon sperare. No, era una tappa fondamentale, per nulla semplice. Diciamo i numeri, soprattutto sul settore del paraapnea, para freediving fisico, sono esigui, però insomma c'è gente veramente di livello. Avete visto, adesso è uscito il campione del mondo con 100-103. È una bella rappresentanza, siamo ancora pochi, ma io ho seguito l'esempio di Fabrizio, Ilenia, qualcun altro seguirà il mio, e quindi questa cosa vedrete che crescerà. Grazie Ale. A voi. Purtroppo Fabrizio Pagani ha dovuto accontentarsi della medaglia d'argento e del secondo posto, con l'atleta umbro che ha comunque realizzato un'ottima performance nonostante la condizione fisica non ottimale. Andiamo a vedere i momenti cruciali della sua performance ed ascoltiamo il suo commento a caldo appena dopo la gara. We'll be right back.
La gara è andata bene, direi, non mi aspettavo comunque di riuscire a fare qualcosa vista la problematica che ho dovuta insomma ad un infortunio, e quindi mi posso ritenere più che soddisfatto. Questo record vale per me più degli altri, anche se non è la mia, diciamo, non è il mio personal best, però sono soddisfatto così, alla grande, assolutamente. Nella prima giornata di gare del campionato mondiale CIMAS di apnea e nuoto pinnato per diversamente abili, gli atleti azzurri hanno conquistato 27 ori, sommati ad altrettanti record iridati, 16 argenti e 6 bronzi. Un bottino di assoluto valore, arricchito dal fatto che i successi sono giunti in tutte le categorie di disabilità previste dal programma dell'evento. Da segnalare anche le eccellenti prestazioni di alcuni atleti stranieri, tra cui il danese Kasper Marty Beckman, il russo Alexander Kusakin, che ha gareggiato sotto la bandiera della CIMAS, ed i francesi Servan Barbot e Patrice de Bongeorge, autori di una medaglia d'oro e di un record mondiale a testa. Concludiamo questa prima puntata speciale da Lignano Sabbiadoro ascoltando le parole di Il Bilancio alla fine della prima giornata di Carlo Allegrini, presidente settore attività subacquea e nuoto pinnato FIPSAS, un appuntamento fisso che ritroveremo per tutte e tre le giornate di gara. Per tutti voi, amici telespettatori, l'appuntamento è alla prossima puntata, sempre sul nostro canale Sky 814 MS Channel. Con molto entusiasmo, al di sopra di ogni previsione, i ragazzi entusiasti, noi siamo di più, perché non lo neghiamo, ieri c'era anche un po' di paura, essendo la prima edizione. Comunque un po' ci siamo sciolti noi, nel vedere comunque questa grande forza che i ragazzi, i tecnici, lo staff ci sta mettendo, una prima giornata piena di medaglie. Diciamo che l'Italia ne ha prese 27 di oro, ma non ne faccio un problema di medaglie, perché sapevo che sarebbero arrivate, ne faccio un successo di organizzazione. Questa è una manifestazione, è la prima pietra di un obiettivo, speriamo molto vicino. Dovevamo iniziare, siamo tutti rivolti verso queste manifestazioni dei cinque cerchi, chissà se prima o poi ci arriveremo.